la radio si può. E allora abbiamo ascoltato appunto il brano di Jack Savoretti, e adesso ritorniamo in studio parlando di quel che è stato uno spettacolo che appena si è appena chiuso, una danzatrice. Quest'anno diciamo che noi abbiamo le celebrazioni shakespeariane, lei è stata una splendida Giulietta, già l'anno scorso è stata un'altrettanto splendida Desdemona, quando Shakespeare appunto arriva anche in altre arti che non sono proprio unicamente quella della prosa ma la danza. E con noi abbiamo un'etuale, una splendida ballerina che è Ambeta Toromani. Pronto Ambeta? Ci senti? Sì. perché sapevo che c'era un po' di problemi di collegamento. Benissimo. Anche perché sei in viaggio, lo sappiamo. Sappiamo che siamo in viaggio, sì. Che sei in viaggio, anzi ti ringraziamo per la disponibilità. Mi dispiace se ogni tanto magari non mi sentite, se magari non c'è la linea. Però. Per il momento va tutto benissimo. Allora Ambeta, quest'anno Giulietta, l'anno scorso Desdemona, che rapporto hai con questi personaggi bellissimi inventati a suo tempo da Shakespeare, ma che sono diventati anche due grandi momenti di danza? Romeo e Giulietta è uno dei capolavori anche nella danza, diciamo, perché certo. con musiche di Prokofiev. Tra l'altro noi abbiamo fatto il primo Romeo e Giulietta in assoluto che è stato fatto nella storia della danza, certo. Quello per la quale è stato anche scritto, cioè Prokofiev ha scritto per questo Romeo e Giulietta che noi abbiamo fatto a San Carlo questo mese, nell'altro mese, perché era giugno. Sì, era sì, giugno, era. Anche se era solo l'altro ieri, però era sì, giugno. Perché oggi è primo luglio, sì. Sì, sì, sì. Insomma, ha un'importanza storica sua, importante, molto come vi posso descrivere, perché anche filologica, no? Un'importanza sì, anche filologica, sì, certo. Sì. È stata anche commissionata, parliamo del 1930-40, quindi sì. All'inizio anche non piaciuta, soprattutto musicalmente, all'inizio senza un successo meritato, perché era tutto strano anche per i ballerini, anche musicalmente tutto. E poi è diventato un successo e resiste ancora. E anche al San Carlo, devo dire, è andato abbastanza bene, il pubblico ha reagito benissimo. Di tutt'altra natura invece era l'allestimento dell'anno scorso dell'Otello, no? Della coreografia di Fabrizio Monteverdi. Sì, Otello c'era in chiave moderna. Esatto, questi abiti dark, sì. molto sì. Uso della pelle, borchie, insomma era una visione molto molto forte, forte. Dell'Otello. Sì, diversamente bello, un altro linguaggio. Ci piace la tua definizione. Anche, però importanti tutti e due, assolutamente. Quest'estate quali sono i tuoi programmi con la danza, dove il pubblico può venirti ad applaudire? Adesso, io l'ultimo l'ho fatto l'altro giorno. Sì. E sono in una mezza vacanza. Ah, bene. Vacanza. Come noi allora. Oggi è la nostra ultima puntata. Quindi siamo anche questa noi. Stagione. Sì, fortunatamente è stata tutta la stagione, da settembre, ottobre più o meno, fino ad adesso, molto, molto bella, molto ricca, anche stancante se lo posso dire, però soddisfacente assolutamente. Volevo chiederti com'è stato il ritornare al rigore della danza classica con il pubblico della danza appunto classica rispetto alla grossa popolarità che ti è giunta anni fa grazie alla partecipazione famosa, insomma a quel famoso talent in cui ti abbiamo conosciuto. Ritornare in un certo senso io non l'ho mai lasciata, ecco. Certo, perché certo, anche certo. Facendolo in televisione l'ho sempre si è tenuta questa cosa di portarla ad un certo livello e di rappresentarla ad un certo livello, la danza classica parlo, quindi era come una missione per me. Non esatto, portare una... Dire. Diciamo che forse erano anche anni in cui il talent era appunto anche un modo per poter far conoscere l'arte, la cultura, rispetto a quello che poi è diventato in seguito, insomma, il tipo di programma, il primo tipo di, diciamo, sì, talent. Sai, ognuno fa la sua parte, insomma. Cioè, io penso di aver fatto la mia e ci tenevo che me l'hanno permesso anche, perché
anche questo è importante, che certo, passasse un determinato messaggio, che non, cioè non è detto che uno va in televisione per forza è un professionista, per forza è bravo, o la popolarità è sintomo di professionalità, sono due cose assolutamente diverse, una non arricchisce l'altra. E invece il personaggio a cui sei più legata fra quelli che hai danzato in questi anni? Ma a parte il mio fidanzato, diciamo Alessandro, sicuramente è uno di quelli a cui io ci tengo particolarmente, sono legata professionalmente, affettivamente. Tra l'altro Desdemona di Otello l'abbiamo fatto insieme al San Carlo. Sì, sì, sì. Anche perché lui è di colore, quindi sì, quindi era altissimo il ruolo. No, io mi riferivo ai personaggi che hai danzato, che tu hai interpretato come danzatrice. Ah, quest'anno ce ne sono stati tanti, a parte Romeo e Giulietta, che per me è stata una ripresa, perché io avevo già ballato sì, un'altra versione di Romeo e Giulietta, e devo dire che è uno dei personaggi più belli in assoluto. Beh, da ballare, sicuramente un personaggio splendido, sì, per anche il pathos drammatico, no, del personaggio. Ma soprattutto per quello, entri in delle emozioni che sono indescrivibili, poi c'è tutto uno sviluppo delle emozioni, perché lei parte da bambina ad essere una ragazza adulta, una donna, e poi una donna, certo, che prende una decisione tragica comunque, quindi tutto questo aveva solo 16 anni, e, diciamo, passa tutte le fasi di una donna in un'età molto, molto giovane. Noi ci auguriamo di rivederti al San Carlo in qualche prossimo appuntamento, non so se già avete programmato, speriamo, qualche cosa per quanto riguarda i prossimi appuntamenti. La programmazione già c'è, poi io non lavoro lì. Io ti ho visto in un bellissimo schiaccianoci della mia amica Alessandra Panzavolta, per cui mi ha fatto piacere. Quindi... Sì. Ma no, al San Carlo fortunatamente la danza resiste ancora, sì, fanno degli allestimenti. Gli allestimenti belli, produzioni belli, costumi belli. Ha una tradizione come teatro, ed è giusto che sia così e la portano avanti. Benissimo. Speriamo che continuano, sì. Ambetta, noi ti auguriamo buona continuazione di viaggio, buone vacanze, visto che sei quasi in vacanza, come hai detto, ti auguriamo una buona estate e ci auguriamo di incontrarci anche di persona e di venirti ad applaudire al San Carlo in altri teatri. Va bene, volentieri. Ciao e grazie, ciao, buona estate, un abbraccio, grazie, ciao.